22 maggio, giorno speciale, Milano aspetta di festeggiare, mentre qualcuno sogna una stella, la storia insegna, la fine è sempre quella, la curva nord non canta più, perché da Reggio segna Giroud, e mentre noi siamo già campioni, aspetti ancora il gol di Raspadori, mamma, c'è ancora il Bologna, 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 mamma. Tribù rossonera, buonasera dalla spiaggia di Casteldefels. Noi siamo ancora qui come i campioni a cantare belli allegri e bei vitelloni. Piangina in Sari, mamma mia. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon pomeriggio dalla spiaggia di Casteldefels, la playa di Casteldefels, qui la provincia di Barcellona. Siamo qui con il nostro George, eccolo qui con noi, il nostro Jorge. Giorgione Weah, eccolo qua con noi, ragazzi. Abbiamo voluto cominciare chiaramente con la canzone che sarà l'hit dell'estate e non solo, probabilmente anche del prossimo anno. E noi ci eravamo lasciati lo scorso anno proprio qui sulla spiaggia di Casteldefels con il nostro carissimo amico George, e si narrava di un Milan che avrebbe potuto vincere lo scudetto, e alla fine lo scudetto è arrivato. Dunque, cosa ti porti di questa stagione, caro Giorgio, del nostro caro Milan? Mario, innanzitutto salutare a tutti quanti. Intanto se ne cade tutto. La tribù e la spiaggia, mamma mia. Oh. Ragazzi, spiaggia stupenda. Allora, vi dico un segreto. A fianco a noi, ragazzi, abbiamo tre pornostar. Allora, io so che molti di voi, soprattutto che vi piacciono, sono del club Valentina Nappi e compagnia bella, però chiaramente non vorrei che poi qualcuno me li segnalasse, perché sono con le poppe proprio fuori, cioè potrei fare un... No dai, non lo facciamo, perché sennò qua ci arrestano. Bannano il canale, Marie, e qua bannano il canale per poco, qua bastano poche cacate. Allora, dicevamo, quindi Milan campione. E dunque, caro Giorgio, che cosa ti porti di questa stagione? Perché la tribù rossonera abbiamo fatto dei festeggiamenti davvero allucinogeni sul canale. Che posso dire, ragazzi? Niente, un Milan campione inaspettato per tutti. E ricordo che Giorgio è uruguaiano, parla italiano, quindi tanto di cappello che parla italiano, lui è uruguaiano. Niente, come dicevo prima, come tutti dicevano, inaspettato, un Milan cazzuto con una grinta pazzesca, un Milan che ha vinto uno scudetto con due controcoglioni, perché è andato contro le mafie di tutti quanti, marotta e tutta questa roba qua, no? Malotta, siamo in spiaggia qui, attenzione, siamo in missione segreta. Un Milan che non perse una partita praticamente, quella contro lo Spezia, quella una partita, ragazzi, un'ingiustizia. Ci hanno rubato a un Mauma. E chi è stato secondo te il giocatore decisivo del Milan quest'anno? Quello che più ti ha emozionato? A me Sandrino Tonali, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, perché ha fatto una stagione dalla Madonna, e tante partite che lui è stato decisivo, soprattutto quella partita contro la Lazio all'Olimpico. Anche contro il Verona, poi anche contro il Verona, pure che ha fatto anche tre, perché anche uno hanno annullato, esatto, casualmente, diciamo, no? E un Milan campione diverso agli altri campionati che hanno vinto gli altri, non diciamo altre squadre, no? Ma pensa che giusto oggi comincia la stagione del Milan, e ho visto le prime immagini che arrivavano da Milanello, e ho visto un Simon Kjær già che guidava il gruppo come un guerriero, il vichingo è tornato. Tu pensi che davvero era necessario che arrivasse Botman al Milan? No, secondo me è stato bene così, ragazzi. Secondo me noi ci serve un centro avanti, un tipo un bomber vero, perché ci Lewandowski. Lewandowski, mamma mia, tanta roba, ragazzi. Oh. Certo. Io direi è stato bene. Dicono sempre Renato Sanchez è saltato, tutto quello.
Ma ci sono anche quei due nomi di De Ketelaere e Ziyech che potrebbero essere interessanti, anche perché quei 30 milioni che non sono stati investiti giustamente per Botman possono essere anche investiti non negli investimenti che andiamo a investire qualcuno e facciamo del male, li possiamo investire in un buon laterale destro che può essere De Ketelaere, Ziyech che può arrivare anche appunto in prestito. E dunque invece tu cosa ti aspetti quest'anno da questo Milan? Adesso ci potrebbe essere più pressione come squadra che ha vinto lo scudetto, quindi tu pensi che il Milan possa ripetere questa stagione, possa fare meglio anche in, in Champions League, come la vedi? Io direi, Mario, un Milan, l'anno scorso dicevo un Milan da scudetto, esatto. Quest'anno dico un Milan da seconda stella, raga. Lo dico proprio così, un Milan che andrà proprio avanti bene nella Champions, perché c'ha Mazzara, Maldini, c'è tante cose da dire, è un progetto che sta andando avanti benissimo, certo. Secondo me andrà proprio bene. E tra l'altro, beh, anche per la Champions League, ricordiamoci che noi giochiamo in quel di Istanbul, e lì sarà sicuramente molto, molto divertente poi vedere come andrà a finire il tutto. Allora, dai, siamo qui, non so neanche quanti minuti perché non vedo niente, non so neanche se... Ma vedete che non abbiamo registrato, non mi dire. Niente ragazzi, come non detto, ritorniamo a noi e dicevo, ma a Istanbul ci sarà la finale di Champions quest'anno e noi abbiamo un bruttissimo ricordo di quel 3-3 poi finale con il Liverpool, quindi chi lo sa che può darsi che questo, il karma, il destino della vita voglia che il Milan torni magari già non solo per la seconda stella ma anche per creare un circolo infinito, quindi un otto, come un'ottava Champions League. Tu credi davvero che il Milan possa arrivare fino in fondo? Se riusciamo a comprare quei due o tre giocatori, Ziyech, De Ketelaere, arrivato un centravanti, Sile Lewandowski, tu pensi che il Milan davvero può puntare addirittura alla Champions League? Io credo tantissimo in questo progetto, ragazzi, io direi sì. Io direi sì perché la maglia del Milan è pesantissima. In Europa il Milan è il Milan, cioè... Ma in Europa è il Milan, però noi siamo chiaramente siamo a luglio e a luglio siamo sotto l'ombrellone e quando uno è sotto l'ombrellone gli viene in mente subito una canzone che riguarda quella squadra di cui abbiamo iniziato anche subito il video all'inizio, grazie mamma mia, e quindi come abbiamo iniziato con mamma mia terminiamo anche con un bel luglio agosto interista sogna sotto l'ombrellone tricolore coppe varie a settembre, anzi quest'anno ad agosto il campionato inizierà e come l'anno scorso e come l'anno prima il nostro chiacchierone continuerà a sognare quel tricolore che non vincerà. Dunque noi carissimo George, come vedete ogni anno vedete porta fortuna, lo dobbiamo fare tutti gli anni. L'anno scorso abbiamo fatto un video da qua, il Milan ha vinto lo scudetto, chi lo sa che quest'anno arriva la seconda stella, seconda magari arriva stella. Anche... Champions e Coppa del Mondo, diciamo, magari, esatto. Sto andando un po'... Esattamente. Bene, allora Giovanotti, come avevo promesso, noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, come sempre domani, per le solite notizie, fake news dei giornalacci più venduti. Guarda, ho portato anche la sciarpa del Milan in spiaggia oggi, quindi davvero alla grande, per le fake news dei giornalacci più venduti, chiaramente Corriere dello Sport, Tutto Rutto Sport e La Calzetta dello Sport. Domani, solito appuntamento, in serata, se riesco, se ci sarà l'opportunità, faremo una livettina anche per parlare un po' di questa prima giornata che c'è stato, questi primi due giorni a Milanello dei ragazzi, anche perché sono davvero pochi, cioè adesso fino al 15-16 non ci sarà la squadra al completo. Dunque, niente, George, io ti ringrazio come sempre per grazie essere a te, qua Maria, con noi. Grazie a tutta la tribù, ragazzi, siete grandissimi, siete bellissimi. E niente, quindi come sempre un bacio a tutte le amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Ug, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, io ti auguro una buona giornata e noi ci rivediamo qui sul mio canale, anzi vi faccio vedere qualcosa di interessante dietro di me. Guardate, guardate che bello, guardate che bello, guardate che bello, spettacolo ragazzi.
guarda, ecco qua. Quindi noi ci rivediamo sempre qui sul mio canale domani per un nuovo appuntamento con questo caldo, ma che caldo fa. Adesso ci andiamo a buttare in acqua e mi raccomando, con le iscrizioni al canale, con i like e gli abbonamenti che sono importantissimi, da 0,99 24,99, ragazzi, davvero ce n'è per tutte le tasche. E se non potete, una tantum PayPal piuttosto che conto corrente bancario, facciamo sì che il progetto vada avanti. E ricordandovi che sono anche uno dei pochi youtuber che sempre fa beneficenza per bambini che non hanno né tetto né cibo, quindi una mano sul cuore e l'altra zac nel portafogli. Un bacio e buona giornata a tutti, sempre forza Milan, ragazzi, ciao.